Siamo qui oggi con Elisa Biagini a Santa Felice da Firenze e per iniziare questa intervista vorrei proporre a Elisa un piccolo gioco. Alla prima domanda che ti farò, potresti rispondere con tre affermazioni di cui una falsa e due vere? E quello che ti vorrei chiedere è che cos'è per te la poesia? Per le domande successive invece darò per scontato che le tue risposte saranno tutte vere, ma se vuoi continuare il gioco... Questa cosa è complicatissima, iniziamo subito con una cosa complicata. Dunque, due vere e una falsa. Allora, chiaramente non devo dire quale è quale. La poesia è uno sfogo, sì, è uno sfogo. Poi, la poesia serve a capire se stessi e la nostra relazione col mondo. La poesia è un lavoro artigianale. Grazie, secondo me con le prossime cose che dirai capiremo molto facilmente qual è la poesia. Ma va. va bene, ma intaghiamo. Ho pensato poi di iniziare insomma questo nostro dialogo appropriandomi di una metafora che è alla base della tua ultima raccolta Filamenti, pubblicata per Inaudi nel 2020. Il filamento è un legame organico, biologico e infine poetico che tiene insieme un lavoro di scavo nella lingua e nelle sue interazioni fondamentali fra corpo e mente, materiale e immateriale, personale e letterario. Cercherò ora di riutilizzare questo filamento che innerva tutta la tua poesia al fine di rintracciare alcune costanti che percorrono tutta la tua opera partendo dalle prime raccolte. In particolare desidererei partire leggendo un testo della tua seconda raccolta poetica intitolata Uova e pubblicata nel 1999. Provo a leggere io, anche se non dovrei essere io a leggere. Sono diventata altra, bevendomi l'oceano in un sorso, per 8 ore di volo, cambiandomi gli occhiali e l'orologio. Ho scritto di me in altra lingua e sognato doppiata, pesato in modo diverso, altre molecole. E la distanza non è mai la stessa, anche se conti. Rileggendo questo testo, mi sembra che contenga una riflessione riassuntiva sul tuo approccio alla poesia. Gli elementi che ritorneranno nelle raccolte successive sono tutti già lì: l'alterità, il linguaggio e una serie di coppie dialetticamente opposte, corpo-mente, sogno-realtà, acqua-cielo, peso-leggerezza. E partendo proprio da questi nuclei di senso fondamentale, vorrei chiederti qualcosa di più proprio su queste, chiamiamole coppie minime, fondamentali, corpo-mente, sogno-realtà, pesantezza e leggerezza in particolare, stavo pensando. Uova è una raccolta in cui si verifica una commissione fra lingua italiana e lingua inglese. E potresti parlare di questa prima esperienza di disglossia poetica? Come interagivano le lingue in questa raccolta? Come subentra il lavoro della traduzione nelle raccolte poi successive? Penso soprattutto alle traduzioni di Celan in Da una crepa. Il testo a cui fai riferimento è appunto del 99 ed è un testo che ho scritto in seguito al mio trasferimento negli Stati Uniti per conseguire un PhD, quindi chiaro quella poesia in maniera molto così letterale fa riferimento al viaggio non frequentissimo ma discretamente frequente, piuttosto lungo, che facevo appunto fra appunto Firenze, Parigi di solito e poi era appunto il Parigi e New York. E quindi è diventata proprio l'esperienza vera. Ho cercato di, come sempre si fa in poesia, insomma, di fare il salto metaforico, no? Sulla riflessione sull'identità e chiaramente sul rapporto sulla lingua, che però io già allora vivevo tanto più nell'immersione costante nella lingua altra, che ancora vivo perché io insegnando a NYU parlo in inglese sempre, e anche adesso vengo da 4 ore di insegnamento via Zoom in inglese, e quindi è come l'ho sempre sentito in maniera abbastanza paritaria, cioè un fortissimo arricchimento, la possibilità di avere appunto due lingue, e non l'ho mai vissuto come una condizione nella quale una lingua porta via qualcosa dall'altra o erode l'altra. Per me sono sempre stata una costante fonte di arricchimento, anche perché poi ho visto nel tempo, particolarmente negli anni in cui ho vissuto negli Stati Uniti, dove quindi il pensare in inglese, il sognare in inglese, il scrivere in inglese era comunque prioritario e prevalente. Rientrando poi in Italia, pur essendo la lingua del lavoro, mi viene più naturale, a parte casi eccezionali, scrivere in italiano. Ecco, ho sempre visto che poi i temi rimanevano quelli, le cose cui io
sono interessata e che continuano a suscitare la mia curiosità, la mia voglia di studio, di approfondimento, sono quelli. Quindi per me è stato interessantissimo vedere come si può trattare lo stesso tema, però chiaramente con un patrimonio culturale e linguistico diverso, e quindi quella è stata una... E questo penso che valga anche per le altre coppie che hai citato, cioè non sono mai situazioni antitetiche, ma per me sono compresenti, questo è abbastanza, il che rende tutto un po' faticoso, mi rendo conto, proprio nella quotidianità e nella anche pratica intellettuale di scrittura, però per me è la condizione poi, perché è un'apertura piena, no, alle cose, è ovvio che l'apertura presuppone anche un po' un rischio di ferita da tutti i punti di vista, insomma chiaramente di difficoltà comunicativa, di incapacità poi di raccontare, no, la sfumatura della lingua, però è un rischio che chiunque si occupi di poesia insomma deve assolutamente correre, quindi io questo sono molto grata da questa esperienza dal punto di vista umano naturalmente, tutti i livelli di crescita personale, di persone che ho incontrato, amici, ma anche poi chiaramente di questa totale immersione, per poi la fortuna di fare il PhD a pochi minuti da New York e andare lì costantemente mi ha aperto il mondo a appunto possibilità di tradurre autori che qui non erano praticamente conosciuti e quindi insomma inevitabilmente questo ha portato altri contatti, quindi un circolo virtuoso, ecco, quindi la lingua è per me una fonte, anche adesso devo dire la lingua inglese è la fonte del mio sostentamento, quindi è una lingua a cui io poi torno. Sicuramente io la leggo in maniera particolare alla cultura americana, con tutto quello che può essere l'odio e l'amore di questa cultura, che non è poco, particolarmente in anni recenti, cioè mia, devo dire, sempre minore tolleranza nei confronti di tutti certi aspetti di questa cultura, no? Però è una cultura che ha nutrito tutta una serie di mie cose, quindi la dicotomia c'è. Lo stesso vale anche per, mi sembra, sogno, la dicotomia sogno, realtà. Sono realtà, anche quello assolutamente è un continuo parlarsi, è un continuo nutrirsi. Ma ritornando alla lingua, non so, poi forse questo veramente non è il caso, ma questa vicinanza con la lingua inglese, appunto, per le esperienze che dicevi, ha poi per caso mai cambiato poi il tuo rapporto con l'italiano? Mi viene in mente, mentre parlavi, stavo pensando ad Antonella Anedda, che a volte appunto ha iniziato a scrivere anche in locutorese, in sardo, e mi ricordo un'affermazione, penso in qualche intervista, che diceva: ah, mi sono accorta poi, una volta che ho iniziato a scrivere in locutorese, che io ho scritto in italiano sempre in qualche modo in traduzione, cioè come se poi l'italiano stesso diventasse... No, non in modo particolare. La cosa curiosa di quando ho cominciato a scrivere, quando vivevo là, quasi sempre, prevalentemente, diciamo, 80% del tempo in inglese, è stata sperimentare le forme, cosa in italiano non mi ha fregato niente, capito? Invece in inglese ho detto, perché no, giochiamo, no? Perché c'era l'entusiasmo del giocattolone nuovo, perché ho detto, vabbè, dai, mi lancio in questa... E questo devo ringraziare appunto la mia maestra, Rachel Striker, che mi ha dato anche la... insomma, ha letto i testi miei che avevo tradotto in inglese perché lei li potesse vedere dall'italiano, e le ha detto: ma qui c'è roba buona, ragazza, vai, lanciati, capito? E quindi questa è stata una spinta fondamentale, lo è sempre, perché lei rimane una figura di riferimento. E quindi in questo senso non lo... Certo, io imparo moltissimo quando lavoro con i miei traduttori. Io in inglese, per esempio, mi autotraduco raramente, perché mi interessa molto di più vedere che cosa fanno i miei traduttori. Cosa succede al testo? Ho avuto 5 traduttori stabili più o meno, adesso sta uscendo un libro nuovo. Ed è interessantissimo tornare, fra l'altro, su libri vecchi, che io... sono chiusi, no? Tornarci, rivedere, ricapire con loro. Ecco, lì io capisco moltissimo rispetto alla mia lingua. Però è una cosa un po' diversa rispetto a quelle che stavi chiedendo, però è molto interessante, questo lo trovo molto molto interessante, sì. E, stavo anche pensando, parlando appunto ancora di doppio, abbiamo detto sogno e realtà, corpo-mente, che valore ha questo tema del doppio nella tua poesia? In qualche modo hai già risposto, ma volevo chiederti anche come si lega questa meccanica di sdoppiamento alla nostra questione dell'identità del soggetto lirico, e in qualche modo ne abbiamo già parlato, ma non so se vuoi dire qualcos'altro. Sì, ora, non me ne sono mai posto questa domanda in maniera diretta. Ora, se mi ci fai pensare, posso fare riferimento anche alle raccolte più recenti, per esempio, dove io faccio parlare figure che io ritengo ormai, come ho già voluto fare altre volte, parenti tutti, cioè da Zella, mio nonno, a Mary Shelley,
tutta famiglia, ormai a forza di frequentarci diventa tutta famiglia, e qui lì faccio questo rischio, no? Mi lancio di nuovo nel vuoto perché do voce e di solito lavorando con la logica di quello che è nascosto fra le righe, no? Quindi inventandomi appunto il diario, le poesie di Tesla, il diario di Mary Shelley, altre pagine di un altro diario di Mary Shelley, perché esiste davvero. E quindi questo sì, però è chiaro che insomma è sempre un modo per far emergere, cioè non è mai scrivere alla maniera di, cioè entrare nella voce in quel modo. Mi interessano le storie, poi la voce però è la mia, è sempre, assolutamente sempre la mia. Il mio modo può essere più o meno prosastico, come nel caso di Mary Shelley, sono più delle prosette brevi, invece adesso è molto più sincopato il ritmo, però ecco, non c'è mai uno sprofondare, ecco, nello stile, ecco, di queste altre. E parlando proprio, rimanendo su questi altri che appunto prendono voce, ma comunque rimane la tua voce, diciamo, comunque prendono voce in qualche modo anche loro, spesso queste voci che prendono la parola sono anche voci femminili, appunto hai nominato Mary Shelley, e volevo chiederti se esiste secondo te una caratterizzazione di genere della voce poetica, e se vi è un legame fra lingua e genere in poesia, e se c'è secondo te anche una differenza stilistica fra scrittura maschile e scrittura femminile. Già sai a cosa risponderò, ovviamente non si può usare, bisogna essere molto seri e fare quello che il professore universitario a modino, però ecco, assolutamente non credo in queste categorie, io credo nella buona poesia, nella cattiva poesia, cioè nella poesia che ti fa pensare, riflettere, andare oltre quello che c'è nella pagina e quindi mette in discussione te stesso e il tuo rapporto con le cose, quindi assolutamente una poesia che non è appunto consolatoria e quello che prima veniva appunto detto. Quindi questo discorso di divisione, no? Perché in questo paese c'è la poesia e la poesia femminile, no? Allora, se vogliamo fare queste categorie che già fanno schifo, facciamo poesia maschile e poesia femminile, no? E dando poi una serie di caratteristiche, quindi le donne devono parlare di accudimento, di corpo in un certo modo, ecco, queste sono categorie assolutamente vetuste, che fanno comodo chiaramente a certi critici, che continuano ad essere però purtroppo in prevalenza uomini e con discreta dose di misoginia, che purtroppo ancora è un dato, più chiaramente velata, perché non sono sciocchi, ma di fondo una forte misoginia. E quindi ancora una battaglia da fare che consuma energie che francamente uno preferirebbe usare per altre cose, ecco, detto proprio in maniera brutale. Quindi non credo che ci sia, io non credo fermamente in una ricerca intellettuale onesta, coerente, fatta in modo serio, quindi e questa va oltre il genere, cioè io mi sono sentita tranquillissima nel dare voce a Celan e a Nikola Tesla, era amato con cavallo, insomma, quindi gente diversissima rispetto a Andy Dickinson, Mary Shelley o mia nonna, insomma, quindi assolutamente io questo non lo vivo, e non, però è una domanda più che legittima, perché siamo l'anno che siamo e ancora stiamo a discutere di queste cose, non tanto qui ma in generale è ancora una cosa proprio tangibile questo problema. E la cosa che trovo ancora più triste, particolarmente le nuove generazioni, è proprio per compiacere una certa critica e una certa editoria, tutta una serie di giovani poetesse poi si adeguano a questo tipo di modello. Io non voglio veramente fare nomi, non voglio fare polemiche, però questo lo trovo molto triste. Una donna della mia generazione sperava e pensava che certe cose fossero superate, si va indietro, invece andava avanti. E secondo te, a livello di, appunto, venne anche tu un passato, appunto, hai fatto il dottorato e tutto, insegni ad SNYU qui a Firenze, a livello di critica, ma dico appunto di accademia, cosa, cioè appunto la nostra speranza con questo progetto è di problematizzare, cioè non può sembrare che in realtà problematizzandolo mettiamo ancora di più lì l'accento, ma in realtà è un tentativo di fare qualcosa per non parlare di poesia da una parte e poesia femminile dall'altra. Ma per te invece cosa potrebbe essere fatto di diverso? Hai mai pensato? Moltissimo, è un discorso di mentalità, sai, bisognerebbe lavorare a tanti livelli, questo è un discorso di impostazione, anche come poi vengono spiegati certi autori, vabbè, siamo, parliamo proprio dall'inizio, di come viene insegnata la poesia, quella è tutta un'altra questione, parliamo già a livello accademico, come viene proposto un certo tipo di lavoro di autori e autrici, come viene già impostato in ambito accademico, un lavoro da fare a livello di riviste, che sappiamo essere pochissime e di nuovo gestite sempre un po' le stesse persone, ci vorrebbe un certo lavoro di educazione, diciamo, all'interno delle case editrici, cioè è un lavoro gigante, ma è un lavoro, insomma, di testa, insomma.
Si potrebbe fare tanto altro con quell'energia, diciamo. Assolutamente, l'energia convogliata si potrebbe fare altro che pannelli solari, insomma. Tutte le arrabbiature soprattutto. E parlando di pannelli solari, non c'entra in realtà molto, ma in realtà vado a parlare di ombra. Mi stavo rileggendo da una crepa l'altro giorno e c'è un verso dove leggiamo: dice il vero chi dice ombra. E chiaramente non è l'unico verso dove appare l'ombra, appunto, e questo tra l'altro è uno dei versi ritagliati di Zelan nella sezione intitolata Dare acqua alla pianta del sognare, dialogo con Paul Zelan, appunto in Dana Crepa. E volevo chiederti, anche questa è una domanda molto grande, che ruolo ha per te l'assenza, questo dialogo con i morti, che appunto è molto vivo, molto presente, e ci sono tante voci, una grande famiglia di voci, di ombre all'interno di queste e di altre tue raccolte, e che valore ha anche all'interno della tua poesia un discorso sulle ombre, ecco, usiamo il termine ombre o care ombre per dire montagne. Per me quel verso sicuramente si riferisce chiaramente all'assenza di Zelan in questo tentativo di dialogo che nasce prima con un'installazione e poi con un'intera sezione del libro. Sicuramente c'è quello, però c'era anche il discorso ombra per la valenza tridimensionale della parola. A me quello interessava molto, cioè la parola che poi è talmente forte, talmente scelta, talmente meditata, talmente presente sulla pagina da fare addirittura ombre. Ecco, per quello era un po' per me questa, almeno nella mia chiaramente lettura di Zelan, c'è questa grande lezione, cioè una parola è precisa, scelta, quindi proprio l'opposto di quello che vediamo in tantissime raccolte, cioè uno proprio lo sbrodolio lirico, chiamiamolo così, lo svacco lirico, anzi come lo chiamo io e i miei studenti. E è assolutamente non un lavoro poi di pulizia, ma tutto abbandonarsi ai sentimenti. Ecco, la poesia non è un abbandonarsi ai sentimenti, non è neanche negare i sentimenti assolutamente. Quindi anche questo rapporto con le ombre, con le assenze di tutti i tipi, poi con le ombre anche proprie, nel senso con quelli che si era prima, perché c'è sempre l'altra parte, no, di noi che ci trasciniamo. È sempre, comunque, non è mai sentimentale, non vuole essere mai appunto di abbandono, anche di un certo compiacimento un po' decadente che purtroppo noto. No, sono figure, penso appunto che il lavoro del poeta sia solitario. No, il poeta di solito in una sostanza c'è un sacco di gente, intanto parlano tutti, non si sente nulla, è un disastro lavorare perché non si capisce niente, è affollatissima la cosa, quindi è proprio l'opposto in questo senso. E sono ombre, e questa è la bellezza del linguaggio, no? Che è la capacità proprio di riuscire a parlare poi oltre il tempo, oltre le geografie, e arrivare a abbracciare, in modo tale che non sia più come il povero Ulisse, abbraccia la madre e rimane l'ombra, poi no? Non viene presa, ma c'è una concretezza della presenza attraverso la parola, questo assolutamente sì, quindi in questo senso Zelan tanto più, ma poi anche il nonno, la nonna, anche l'ultima raccolta, assolutamente. Però lui è veramente una lezione incredibile in questo senso, sì. Una cosa che mi ha colpito dei tuoi lavori è questa presenza molto forte di una atomizzazione di un corpo visto nei suoi singoli frammenti e parti. Non a caso tutte le tue raccolte sono attraversate da catene metonimiche e figure etimologiche che riconnettono come un filamento i nodi di questo corpo ritagliato e ricucito attraverso la poesia. Se penso alla tua raccolta Da una crepa, credo emergano tre parti principali di questo corpo poesia. Io lo vedo almeno in quest'ordine, questo filo che va in questa direzione, però appunto sono curiosa di sapere cosa ne pensi. Questo orecchio in ascolto, e mi ha colpito per esempio la parola il frullare d'orecchio, questo frullo che ritorna, che appare essere anche un po' in qualche modo gli occhi di questo corpo poesia, è attraverso l'ascolto, attraverso questo orecchio che si ha questo sguardo di osservazione del dettaglio delle cose. E poi questa bocca che ritorna però appunto attorno alla bocca, ci confrontiamo poi inevitabilmente con la voce, il respiro che a volte leggiamo si ingolfa o inciampa o si impiglia. Tutto poi anche una presenza molto forte del fiato, mi ha colpito il verso fiato rammendato con il filo più scuro.
ma ce ne sono tanti altri appunto, punti dove torna il fiato, e la bocca è, immagino, sicuramente legata alla questione della lingua, una lingua che anche lì vediamo che rotola, si srotola, inciampa, tutte immagini che ricordano poi tra l'altro la presenza di qualche sorta di filo su cui si può inciampare, o appunto un filo che si arrotola su se stesso e cosa succede quando è tutto aggomitolato. E infine poi ci sono queste mani che, per come l'ho letto io, sono anche la presenza di una scrittura. Queste mani poesie che hanno, per esempio, molto spesso viene descritto il nero che può essere sotto l'unghia, o il nero che è rimasto lì. Per un verso che mi ha colpito molto è «Sotto l'unghia il nero della parola grattata via oggi», che appunto troviamo lì. O per citare un altro tuo verso, una mano che vediamo con unghia consonante, il dito allungato della voce. E volevo chiederti che ruolo ha questa catena metonimica che crei nella presentazione di questo corpo poesia all'interno della tua poetica, della tua riflessione sul linguaggio, sul fare poesia. Che ruolo ha l'ascolto di qualcosa di esterno a questo corpo? Poi questa voce entrata nel linguaggio del dato poetico, infine, poi sembra fuoriuscire alla fine attraverso le mani, attraverso la scrittura, nella parola scritta. Ah, questa è sicuramente una lettura interessante e una lettura assolutamente calzante. Dimensione dell'ascolto per me è una dimensione profondamente politica, non solo concreta, è proprio ascoltare il mondo, ascoltare quello che accade, ascoltare gli altri, non essere sempre piegato su se stessi, quindi è proprio una postura ideologica per me questa, perché appunto i tempi sono tempi di grande autoreferenzialità, di grande guardarsi l'ombelico purtroppo. Quello molto, una lingua che parla su se stessa e quindi non si interroga sulla sua stessa natura, quindi problematizzandola, ma diventa una lingua che si autoconferma e questo assolutamente non va bene. Quindi partiamo assolutamente da quello e questo mi interessa molto. Il discorso delle mani assolutamente, c'è cioè proprio la manualità e la dimensione artigianale della pratica della scrittura a tutti i punti di vista, proprio nelle varie stesure che uno fa su carta, poi su altra carta, poi sul computer, poi rifà sulla carta, quindi questo sporcarsi veramente le mani con la grafite o con l'inchiostro a me piace moltissimo, una parte perché ci mette in contatto la lingua con il corpo da cui è originato. Direi ora, pensandoci adesso, ha sicuramente anche influito questa esperienza nella riflessione generale su questo che ti stai dicendo, che ho fatto con delle attrici non vedenti, ho fatto due spettacoli con loro che hanno lavorato sulla mia poesia, però lavorando sempre sui testi in braille, quindi c'era comunque un contesto teatrale dove loro facevano appunto una drammatizzazione, lavoravano su una drammatizzazione del testo, però era molto bello perché loro vedevano attraverso le mani, che è una roba per me, cioè era una metafora proprio là, paff, così, cioè manco, servita sul piatto d'argento, quindi è stata un'esperienza molto bella anche loro come parlando con loro rispetto all'esperienza, a quello che mi hanno raccontato, quindi questo sicuramente c'è. A me interessa molto la dimensione del frammento perché di nuovo la trovo una condizione che apre il dialogo. Se io propongo il frammento di corpo, quindi è qualcosa che tu ci appartiene, ma chiaramente il mio frammento è un po' diverso dal tuo, però iniziamo un dialogo insieme. Se io propongo il tutto, non c'è la possibilità di dialogo perché è già tutto predefinito. Quindi a me interessa molto il frammento, cioè non metà di Ostrova, Beniamin, insomma, un certo postmodernismo, se vogliamo, però da quello si ricostruisce, come a me piace avere magari pochi versi sulla pagina e poi la pagina bianca, secondo un po' lo stesso principio poi, no? Perché lì nasce poi, se vuole, chi legge continua la poesia con quello che vuole lui, questa è un'altra scelta, ma anche le riflessioni, gli appunti, cioè diventa quel luogo nel quale poi uno ricostruisce un suo tutto, cioè dove la mia storia diventa la tua storia. Ecco, io a questo ci credo molto, di nuovo insisto su questo termine ancora, proprio al limite politico. E, hai menzionato appunto le mani come appunto legato a questa idea della poesia come pratica di artigianato, della manualità, e io penso anche inevitabilmente ai tuoi altri lavori che mettono insieme poesia e altri tipi di media, di materiali, e soprattutto spesso troviamo un lavoro tra il linguaggio della poesia e poi dei tessuti nelle installazioni che hai creato. Sono molto affascinata da questi lavori e il modo in cui appunto l'elemento tessile
elemento invece della parola scritta, della parola poetica, iniziano ad interagire. Volevo chiederti per te che ruolo ha nella tua visione di una riflessione sulla lingua o di una tua pratica poetica questa creazione di quello che mi piacerebbe chiamare textile poems in inglese, poesie tessili forse in italiano, che relazione hanno la tua poesia? Sì, queste installazioni che ho fatto sono sempre, nascono dai testi poetici, non hanno nessuna pretesa di essere, insomma, di essere, insomma, io sono una storica dell'arte contemporanea, so che cosa sono contemporanea, mi guardo bene da definirle tali, ecco, sicuramente, però sono anche laureata, sono un'artista che ha lavorato con la lingua e le immagini, quindi sicuramente questo è, l'ho sempre fatto questo, diciamo che quando ero. Ho sempre un po' scritto poesia, però durante l'adolescenza c'è stato un momento nel quale ero un po' indecisa, ho fatto tantissimi lavori di questo tipo, più piccoli, collage, installazioni, poi ho capito che però la parola era più forte e quindi ho preferito studiare l'arte contemporanea. Per me sono sempre una funzione ancillare rispetto al testo. Nasce il testo e poi a seconda di quello che stiamo parlando. Allora, per quel supporto, che può essere il tessuto, può essere anche, non so, anche certi oggetti, le posate, per esempio, sono andata una serie di piccoli lavori in questo senso. Poi anche la cosa che mi piace in assoluto di più è quando vengono commissionate delle cose. Allora è chiaro che, capito, una volta è stato detto appunto da Virgilio Seni, hai la sala degli scheletri della specola. Per te fai qualcosa, cioè quello per me è proprio il massimo del divertimento perché la scrivo dei testi ad hoc, cerco vecchi testi, come li leggo, fare una cosa, insomma, che sia un po' performativa, quella dimensione mi piace moltissimo. Ora sto lavorando per esempio alla Galleria Continua e mi hanno chiesto di fare un pezzo che ho scelto di fare un pezzo audio, quindi una poesia però tutta rielaborata, perché si lega al lavoro di Sabrina Mezzacqui, che è una italiana molto, molto importante, molto interessante, che ha lavorato proprio sulla seconda strofa della poesia Impatient of the Fewest Words da una crepa. Allora lei fa tutta una serie di oggetti, diciamo, e io intervengo in quello. E questo per me proprio è il massimo, perché c'è un dialogo alla massima potenza, cioè lei ha preso le cose, ha dialogato con me, io allora ridialogo con lei, che poi ridialoghiamo insieme lì, cioè per me questo è veramente, sono proprio i momenti più forti e più belli, ecco, senso di fare questo lavoro, che è un lavoro molto bello, e insomma, non so, le sue arrabbiature, le sue cose, però è chiaramente un lavoro fantastico, ecco, diffidate da chiunque mi dica, il povero poeta che. Ma parlando appunto di arrabbiature, appunto non voglio essere fraintesa, quindi cerco di introdurre il discorso da lontano, non è quello che penso io. Pensando appunto, hai nominato alcune installazioni che hanno delle forchette, poi stavamo dicendo appunto che altre c'è l'elemento tessile che nell'immaginario così, ecco, della tradizione è stato spesso affidato poi delle mani di donne, da Penelope, Aracne a poi casi, non so, per citare il caso italiano del Novecento, Maria Lai, dove che anche lì di nuovo era un modo per riflettere poi sul linguaggio scritto, sulla politica e tutto. E mi viene in mente che spesso tutto quello che può essere così legato a qualcosa di femminile, che può essere uno spazio domestico come la cucina, che per alcuni poeti è importante, mi viene in mente Antonella Nedda, che spesso la cucina ha un ruolo fondamentale, insomma, nello spazio poetico che crea. Ah, allora vedo delle installazioni con il tessile, con delle forchette, questo è qualcosa di domestico e quindi femminile e conferma che le poete non hanno un engagement con quello che invece sono le questioni importanti della storia con la S maiuscola. Infatti, appunto, So che, storie, ecco. a chi fa così discorso mi fa leggere storie e dice Ciccio, forse non hai capito molto. E siccome l'ultima volta che stavamo parlando di questo, tu invece mi hai detto che per esempio stavamo parlando penso di un lenzuolo che invece per te era un legame molto forte con quello che era l'infanzia, non era qualcosa che aveva qualcosa legato al femminile perché sto cucendo. E volevo chiederti quindi questo spazio dell'infanzia se rientra anche poi se è stato qualcosa che è arrivato attraverso questa intermedialità o se c'è sempre stato, se. C'è sempre stato, diciamo che c'è sempre stato, anche nell'ultimo libro, la prima sezione, dove appunto racconto
mia nonna, che era appunto estetica, che mi ha fatta nascere, quindi c'è tutte le prime poesie parlano proprio del fatto che lei mi ha fatto nascere, di cosa facevamo da bambino insieme, e poi invece questo suo chiaramente allontanarsi, no? Attraverso la lingua, poi chiaramente fisicamente, e poi la morte. No, l'infanzia, per tutti gli scrittori, l'infanzia è una riserva infinita di idee, memorie, melanconie, lacrime, perché tutto appunto, più uno si più invecchia. Ecco, l'importante è cercare di evitare il sentimentalismo, come sempre. E per me sì, per me, cioè tutte queste cose, io il tessile lo leggo al corpo più che a dimensione domestica, cioè io ho usato per esempio un vecchio cuscino di quando ero bambina per fare un lavoro, erano quelli, erano i versi legati a Emily Dickinson per esempio, cioè per me questo è, anche le camicie che ho fatto con il lavoro di Paul Celan, figuriamoci, erano camicie vecchie trovate in cantina, cioè non è che ci fosse nulla di che. Mi piaceva, in quel caso mi piaceva molto, lì c'era proprio un discorso nato prima, cioè Celan è un autore che viene sempre poi, che è ancora un grande incompreso se vogliamo, è considerato un grandissimo nel Novecento, ma è un grande incompreso perché poi viene sempre studiato da filosofi, da psicanalisti, quindi sempre con questi tagli molto precisi, che lo rendono ancora più intellettuale e molto più complesso di quanto lui effettivamente fosse. Cioè, ovviamente sofisticatissimo e di un'enorme cultura, ma era estremamente concreto, cioè va letto in quella chiave. Quindi l'idea di fare l'installazione con le camicie è proprio quello, perché cosa fai con una camicia? Ti tocca aprire i bottoni, ti tocca richiudere, quindi devi avere un contatto intimo con quella che è la sacralità del corpo altrui e la sacralità del testo poetico. Era proprio quello che io tentavo con modesti mezzi, mi rendo conto di mettere in gioco. Per questo infatti sono nate prima le camicie in quel caso e dopo è nata tutta la serie su Celan, perché per me Celan continuava a dire ma io non capisco perché ci si ostini sempre a volerlo leggere solo così. Io infatti ho fatto per Ponte alle Grazie, uscito a novembre, una mia scelta personale con un piccolo saggio di accompagnamento dove insomma ho scelto le poesie che amavo in modo particolare, amo tutta la sua produzione di Celan, facendo vedere che, come diceva lui, le poesie non sono, cioè devi leggerle più volte, sai con me, ma la roba buona va attraversata, cioè una poesia che legge e poi lì, come buona parte della roba che si trova in giro, poi non te la ti sei dimenticata al momento che hai girato l'angolo. Se un testo ci deve tornare, e chiaramente percepisci che non è una difficoltà gratuita, ma parla della complessità dell'esistere, è chiaro che è una lingua complessa, ma è una complessità vera, perché banalizzare, se no si banalizza e allora c'è un piccolo problema, però di nuovo ideologico. Certo, ma parlando di banalizzare, all'inizio io mi lancio nella mia cercare di indovinare qual era la falsità e qual era invece le affermazioni appunto vere. Tu hai detto la poesia è anche sfogo. E una poesia che è sfogo, immagino, non so, lo spazio di uno sfogo può essere lo spazio di un diario. Se devo scrivere un diario c'è lo spazio del diario. Che legittimo, è fondamentale. Va benissimo esserci, ma non è quello la poesia. Esattamente. E volevo chiederti per te, visto che questo mi sembra chiarissimo leggendo, poi lo hai detto anche spesso in tante altre interviste, volevo chiederti per te, senza fare comunque appunto il diario, lo sfogo, nella tua pratica poetica, che relazione c'è tra comunque un senso di microstoria e una relazione con una macrostoria? Hai parlato anche di politica, di appunto del presente, e cosa per te nella tua poesia, che relazione c'è questo e che relazione ci dovrebbe essere in generale in una poesia che scriviamo appunto oggi, ecco. Ma nel senso, tutti abbiamo bisogno talvolta di, per capire le cose, c'è una bellissima frase di Forster che ho usato per l'esame per i miei studenti, no? Cioè, non la ricordo ovviamente in modo preciso, ma per capire quello che penso devo leggere quello che scrivo, no? Che non è esattamente così, però è fantastica questa cosa, è giustissimo, cioè la scrittura ci serve a quello, quindi io ho il mio quadernino dove mi appunto delle riflessioni, degli spunti, un frammento di qualcun altro, una roba che sento al supermercato, cioè quello è tutto materiale grezzo. Allora poi dopo come io, quelle micro storie mie e altrui, le leggo creando un arazzo che racconti il mondo intorno a me, lì e ci sta il lavoro artigianale, ci sta il lavoro dell'intellettuale che si assume la responsabilità di parlare anche per altro, tentare di parlare per altro, non so che sono presuntuoso, ma quello veramente è il tentativo, l'altro giudicheranno i risultati, e fa questo, ed è un lavoro lungo, talvolta ti imbarchi in una poesia e questo arazzo continua a essere sfilacciato, e ci vuole magari anni su un testo, come invece un altro testo riesce poi a incastrarsi dopo relativamente poche versioni. Ecco, questo è il discorso, un continuo avvicinarsi e allontanarsi, veramente un lavoro costante di misurazione dello spazio fra te e l'altro, fra te e appunto
tutto il mondo. Questo è un po' quello che il tentativo fare. Poi ci sono poi io trovo, allora, la poesia che appunto parla della storia con la S maiuscola è chiaramente una poesia complicata, perché abbiamo degli esempi altissimi, ovviamente non sto, cioè, banale recitare chiaramente Breccomi, recitare Fortini, quindi è una poesia molto complessa quella lì, molto difficile da fare proprio sul contingente. Ho scritto pochi testi che siano proprio legati a una contingenza specifica, però si può fare una riflessione sulla storia come concetto e la realtà e appunto e l'essere qui, insomma, l'essere qui insieme. Ecco, invece talvolta si vedono anche delle cadute retoriche, insomma, piuttosto problematiche, preoccupanti, in chi invece pretende poi sempre di fare il commento, perché lì bisogna essere veramente bravissimi. Cioè, avere un controllo totale dell'io, del superio lirico, del contesto, per far sì che una lingua, perché la retorica è in agguato a ogni verso, quindi è complicato. Corrente alternata dal diario di Mary Shelley. Un fulmine, una contrazione, pioggia come pallottole, ci tempesta da giorni, le punte degli alberi convergono qui troppi elettroni, la tua memoria fuma, ingolfa come nebbia i vetri. Al tavolo da ore c'è come un vibrare di piatti all'altezza del polso, la manica è una tenda per il sangue, fuori il colore è d'inverno sguinzagliato, ritorni tra nuvola e suolo. È buio come dentro un cratere mentre sali, ombra dalla trachea, e alla soglia del labbro prendi peso, cadi nel centro del foglio, ti apri. Hai preso vita dal denso confondersi nei grigi strati del non ricordarti, il buco nero dell'immaginarti. Ti traccio il profilo sulla polvere del tavolo, di buio in luce. Finora in attesa nell'alveo del dente rimosso, oggi ti spacchi come iceberg riscaldato, inizi il viaggio nella stanza fitta con gli ostacoli del tuo silenzio.